Bella ragazzi, qui è Bestia 9000. No, da tanto tempo che non carico qualche video mio. Volevo soltanto farvi vedere come caricare o anche farvi fare qualcosetta su Adobe After Effects. Allora, per prima cosa apriamo l'applicazione e immettiamo qualsiasi tipo di immagine. Apriamo, vediamo cosa c'è. Allora, sì, possiamo pure. Io ho scaricato da BitTorrent qualche background che sarebbero degli piccoli ma molto belli sfondi. No, ma dai, metto qualche foto così vi spiego meglio. Raccolte computer. Devo andarmela a prendere sull'altro utente. Utente. Desktop. Scusate un attimo. Aspettate. Quella non l'ho fatta io, non vi preoccupate. Photoshop. Eccoli qua. Sì. 4, eccolo qua. Allora, io per prima cosa ho fatto una piccola scritta su Cinema 4D, un programma per fare video, intro, anche scritte come questa in 3D, tridimensionali. Allora, Photoshop è fatto per tantissimi motivi, diciamo ci sono tantissimi effetti, ma noi adesso ne vedremo soltanto qualcuno aggiuntivo. Tipo, sì, quello dell'inserire qualche effetto. Gli effetti, non so, ci sono tantissimi effetti, anche qua stanno dei qualche background che ho scaricato con un pacchetto. Sì. Allora, tipo, che cosa possiamo aggiungerci, no? Per prima cosa ci aggiungiamo il fumo, che per me è la cosa più importante. Anche se qua non, forse non mi ha caricato tutto, vabbè. Sì. A me piace questa. Dobbiamo mettere, ricordiamoci, normale, schema lineare, aggiungi. Se no rimane soltanto questa, lo sfondo di fumo. Se mettiamo schema lineare, aggiungi, ci esce pure l'immagine di sotto. Poi mettiamo, vabbè, inserisci, io non sono una tattica più veloce, vabbè. Mettiamo, inseriamo qualche altro file. File. Inserisci, vediamo se ci piace. Lo spostiamo un pochetto. E ci mettiamo sempre schema lineare, aggiungi. Vedete. Ah, sì, prima di aggiungere, si può anche. Vedete questa la freccetta, no? Si può anche, se uscite fuori dal quadratino, si può anche ruotare. Ma a me stava bene come c'era, come stava prima. Mettiamo, inserisci. Sì, se vogliamo aggiungerci qualche altro, qualche altra cosettina, tipo le scintille. No, queste qua sono troppo grandi. Vediamo semmai come dovrebbe uscire un pochetto. Aspetta, ho sbagliato. Perché vedete, qua ci sono tutti gli altri effetti. Tipo esce più colore più scuro ed esce così. Rispetto a quello all'altra immagine sotto. Dissolvi. Luce, vabbè. Luce così. Ne mettiamo schema lineare, aggiungi. Ed è bruttina da vedere, perciò la togliamo. Sì, file, e mettiamo inserisci di nuovo. Luci, proiettili, sangue, schegge. Schegge è molto. Ci sono cose molto belle su schegge. A me piace tanto schegge. Sì, aggiungi. Ecco, difatti è molto carino da vedere. Molto, molto carino. Guardate. Inserisci, vedete quanto è carino. Tutti gli effetti. Infatti ce lo aggiungo per altre volte. Io vi sto facendo vedere proprio il metodo più
lento, però è diciamo che quello più efficace. Sto aggiungendo tantissimi effetti. Che è questo effetto qua? Ecco. Pure questo è abbastanza simpatico. Sì, è molto carino. Perciò noi lo aggiungiamo anche questo che sembra della pioggia, però lo spostiamo un pochetto adesso che ci siamo. Sì. Scintille, sangue, proiettili. Ecco, ci sono pure dei proiettilini, però noi non useremo perché sono un po' bruttini da vedere. Le fiamme. Poi ci sono le fiamme che sono molto, 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 ma dico molto carine. Però non ci stanno bene. Ma la cosa più importante sono le luci. Le luci danno il tocco di bellezza. Però a volte accecano anche troppo. Guardate, danno un po' bruttino effetto. Troppo accecante. Bah. Sì, comunque la aggiungiamo. E se non ci piace, guardate questi occhietti qua. Se lo togliamo, togliamo gli effetti. Una sottospecie. Così più carino. Inserisci. Inseriamo qualche altro effetto carino. Se c'è qualche. Ecco, questo qua è carino, mi piace pure. Schema lineare aggiungi. Facciamo così. Poi vediamo che se non ci piace, esce tipo. No, è carino, è carino. No, è brutto. E lo togliamo perché a me non mi piace. Vabbè. Bella. È uscito. Ho fatto un casino e ho tolto tutto. Bella, ragazzi. Ci vediamo.